un po' strano trovarmi dentro una fortezza piena di orchi che sono miei alleati. Ma mi fa ancora più strano che è comparso dal nulla un capitano nemico che vuole attaccarmi e vuole sconfiggermi. Ma questa fortezza è mia, gli orchi sono miei e lo stanno attaccando tutti. Quindi non capisco bene cosa voglia fare. Ciao a tutti ragazzi, io sono Etherion e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Nuovo video, nuova missione. La fortezza di Krshakak a Nurmen è tua, ma è solo la prima battaglia della guerra per Mordor. Ci sono molte altre fortezze da espugnare. Sì. Dimenticavo di dirti un'ultima cosa. Ora che possiedi il mio forte, prima o poi verrà attaccato, ma questo lo sai, dato che lo hai già fatto. Ok. Ottimo lavoro, tra parentesi. Ma ricordati, non devi sempre stare solo sulla difensiva. Hai degli esploratori che possono trovare i forti nemici, così che anche tu possa andare all'attacco. Sai come si dice, il miglior attacco è un buon attacco. E non preoccuparti, dice che una buona difesa è... Se vuoi nuove reclute, vai e parla col Glob noto come Cacciatore di Teste. Ti aiuterà lui. Conquista. Ok, adesso contro le fortezze puoi sferrare degli attacchi contro le fortezze degli altri giocatori, ma questo è quello online. Conquista online, a me non interessa, io voglio giocare offline. Ma quindi ho preso esperienza per aver fatto nulla? Conquista online, conquista per tutti gli altri giocatori, ma io voglio fare le missioni principali, che mi frega, ma mi ha trollato il gioco. Missione. Le fosse. Ogni fortezza ha un campo addestramento, ma non esiste posto migliore delle fosse per affinare l'abilità di un orco. Nessuno conosce meglio le fosse di Bruz. Ciao, Bruz. Le fosse. Vedi, è più di un posto dove staccare la testa a qualche orco, per quanto non guarderei altro da mattina a sera. Nelle fosse puoi mettere alla prova i tuoi seguaci, vedere come si comportano contro qualche... Ecco perché non lo potevo forti da combattere se il tuo promuovere al reggente. Dovevo vedere che lui fa il nostro tutorial. Ciò che si merita e avrai una potenziale nuova recluta. Certo. Ah! Questo io non posso fare niente. Facciamo che andiamo avanti nel tempo, perché questi 3 minuti sono inutili praticamente. Visto? Non è stato bellissimo? No. Grog a volontà. Un sacco di risate, sangue ovunque, grog a volontà. I combattimenti nelle fosse sono i migliori. Ma non la devi considerare una missione. Nuova regione. Figo. E ben 2 regioni sbloccate. Oh. Che quindi posso conquistarne ben 3. Ah, ma qui c'è parecchio da fare. Quindi cominciamo da qua. Andiamo. Sfide. Adesso che puoi esplorare Mordor, hai anche sbloccato le sfide. Ok. Sì, ma frega niente. Nuova missione. Dove sta? Che distanza? Ah, questo è proprio il forte nemico? Fra le montagne, così bello, mi piace. Conquista Kragdurr. Però devo finire le missioni prima. Alleati. Molti gondoriani sono morti durante la caduta di Minas Sithil, ma alcuni sono prigionieri delle forze di Sauron. Scopo il destino di Idril e Baranor. Facciamo un taglio bello grande, perché devo conquistare i 3 occhi. Cioè, le tre torri devo sbloccare. Anche se qui sembrano 2. No, eccola qui la terza. E poi vado a fare la missione principale, quindi ci vediamo fra un attimo. Allora, ho raccolto tutto quello che si poteva raccogliere in questa mappa, comprese, cioè, sbloccando le torri, chiaramente. Però, volevo fare questa missione qua sugli alleati, però si è sbloccata questa su Eltariel, e quindi andremo a fare quella su
quella di Eldariel. I passanti sono pronti a tutto per difendere l'Aedir per il loro padrone. Non possiamo permettere al re stregone di vedere i nostri piani. Eldariel trova un messaggero che ha informazioni sui prescelti. Collabora con l'Epest per scoprire cosa sa. Andiamo. Raggiungi Eldariel. Ok. Fin qua tutto easy, no? Salve. Dobbiamo intercettare un altro verme. E quale messaggio trasporta? La convocazione di 3 capitani al rituale dei prescelti. Attraverserà presto. Questo qua. Lo troverà stranamente vuoto. Arrivano! Adesso riesci a vederli? Sarà più facile del previsto. Sconfiggi Yuruk mentre transano. Ah, c'è la gara a chi ne ammazza di più fra me e Eldariel. Figo. Dai che ho vinto io la gara. Per poco, ma l'ho vinta io la gara. Bene, la nostra gara amichevole non è ancora finita. Arrivano qua? Ma devo seguirti o vengono loro qua? Non capisco. Taglia. Vabbè, alla fine è stata una via di mezzo. Ci siamo avvicinati un po' noi e loro si sono avvicinati un altro po', quindi... Beh. Bello, una freccia avvelenata che mi ha one shotato, non so, mezza vita. E in più mi ha avvelenato. Ho sbagliato! Volevo colpire quello! Non si saccheggiano i vivi! No! No! Ma perché hitti lui? Voglio colpire sto schifo! Schiva! Come cranio soffice! Ma Dio santo! Io che fare lo premo! Tanto credo che lo conti come... Skull verranno a prenderti, Ramingo! E se non lo fanno, lo farò io! Non ci pensare nemmeno. Sei bello forte, mi piace. Per il lucente signore, combatti! Io giuro di servirti. Via. Capito, capo. 3 capitani che non diventeranno prescelti. Tanto c'è una lunga fila per prendere il loro posto. Sicuramente. E noi attaccheremo chiunque venga scelto. Se non possiamo fermare i Nazgûl, almeno li rallenteremo. Wow, livello 27! Perderemo comunque. Va bene, a questo punto andiamo a fare la missione vera e propria, cioè questa. Credevo che ci fossero più missioni di Eldariel in questa zona, invece... E invece no! Ramingo! Hai un grande esercito! Serve un capo potente! E quel capo non sei tu! Pezzo di... Ti ammazzerò con le mie stesse mani, guarda! Allora, non lo conquisto più perché tanto mi tradirebbe di nuovo. Uno che tradisce è abituato a farlo. Quindi ti elimino e basta. Sparisci dalla mia vista. Non avrei mai dovuto voltarti le spalle, capo. È un po' troppo tardi per dirlo. Perfetto. Ora possiamo continuare con la missione principale. Alleati. Molti gondoriani sono morti durante la caduta di Mina Sithil, ovviamente. Ma alcuni sono prigionieri nelle forze di Sauron. Come il destino di Idril e Barad.
calma. Baranor. Sei vivo. Oh mio Dio. Come mi hai trovato? Ah, è stato facile. Ho seguito la scia di orchi uccisi. Poteva essere stato anche il Tariel. O un altro amico. È fuggita da Minas Ithil. Ci hanno sorpresi. L'ho persa. Hanno catturato molti dei nostri. Altri sono ancora nascosti. L'esercito di Sauron ci dà ancora la caccia. Davvero? Idril è molto forte. Ma nessuno sopravvive a lungo a Mordor. C'è una via d'uscita. Devo soltanto trovare lei. E chi è ancora vivo. Troviamoli tutti. Alcuni dei nostri sono stati visti in questo campo. Fa piano. Dobbiamo fare attenzione. È finita. Ok, salve Gondoriane. Quando lo stealth fallisce, basta cliccare il mouse molte volte. Ora questi orchi soffriranno. Aha. Davvero siamo venuti qua per liberare tre soli gondoriani, cioè. Ci sono 200 miliardi di orchi nel mondo. Che mi serve Baranor per fare ste cose quando ci pensa il mio spettro? Siamo ancora tutti, Ramingo. Continuiamo a cercare. Raggiungi la caverna. Ok. Posto? No, mi sta morendo. Non devi fermarti. Trovata Idril fuggita verso ovest. Così potrai rifarti una vita. Me la sono già rifatta una volta. Ma chi? Idril o la vita? Infatti anche lui non ha capito. Sono nato nei pressi di Tal, non è rimasto. Sono una Radrim. Beh, è molto lontano da Minas Ithil. Il mio ordine mi ha inviato a Gondor come garanzia di pace. Ma gli Aradrim avevano altri nemici. Sarei dovuto tornare, ma quando avevo 10 anni ho perso i contatti. È quello che succede quando cambi telefonino di solito. Ho vissuto benissimo a Minas Ithil. Ero rispettato e felice. E poi il disastro. Aveva un'area da Morgan Freeman, visto un attimo. Perché Talion è seduto così e tipo... Idril. Va tutto bene, ma amico. Prima dobbiamo trovarla. Non ti preoccupare. E giuro che lo faremo. Strano comunque che... le Brimbor non sia spuntato a dire... Dimmi, hai liberato tutti dei tuoi fratelli? Sciocchezze. Andiamo a fare qualcosa di più interessante. Dai, attaccami. Perfetto. Ma davvero vengono uno alla volta? E basta azzeccare il tempo dell'attacco. Sono pure normali, non sono nemmeno tipo Berserker che hanno attacchi speciali. No, proprio basta premere il tasto destro nel momento giusto e one shotarli. Vabbè. Missione principale. Il gioco libero è molto più complicato delle missioni principali. Questi orchi soffriranno. Certo. Certo. Stai piangendo, vieni un attimo qua. Fa male, Klopp! Ah, non posso cavalcare, giustamente. Nemmeno di conquisto, livello 19. Schifo 6. Cioè, inutile. Andiamo a salvare l'ultimo
Gondore, no. Adesso dice pietà questo, no? Ok. Liberiamolo. Vediamo che dice. Grazie mille, amico. Non ci speravo okay, più. Okay. Salva l'ultimo. Sarà Idril, visto che è l'ultimo. No. Ti devo la vita. Capitan Baranor. Carros. C'è qualcun altro? Idril. È ancora viva. No. Stavamo andando verso le arene, ma ci hanno presi. È fuggita. Se conosco Idril, è ancora lì che è diretta. È ancora viva. È ancora viva. Non osavo sperarlo. E noi la troveremo. Ma nel prossimo episodio. Già.